sentiamo molto questa giornata, perché è vero, con grande forza di volontà e determinazione abbiamo subito, quando mi insediai sindaco la prima volta, attuato la volontà referendaria così diffusa, 27 milioni e mezzo di italiani che dissero acqua pubblica, acqua bene comune. Napoli è rimasta l'unica città a distanza, vedete di quanti anni, ad aver fatto giuridicamente anche una rivoluzione. Trasformare una società per azioni in un'azienda tutta pubblica, acqua bene comune. Quindi ci riconosciamo in pieno anche col messaggio oggi del Papa, che dice l'acqua è un bene comune, l'acqua non può essere sfruttata da chi detiene potere economico. Ricordiamoci che l'acqua è l'origine della vita e che Napoli abbia affermato non solo politicamente ma anche in atti finanziari, economici, amministrativi, istituzionali e politici questa volontà ci rende particolarmente orgogliosi, perché in Italia siamo gli unici, in Europa siamo in due insieme a Parigi, quindi credo che sia un messaggio che viene dall'Europa del Sud molto forte.